Quali sono i requisiti per accedere alle pensioni derivanti da inabilità non dipendenti da causa di servizio? Nel pubblico impiego vi sono tre tipologie di inabilità che possono dar diritto ad un trattamento pensionistico: l'inidoneità alla mansione, l'inidoneità a proficuo lavoro e l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Per quanto riguarda l'inidoneità alla mansione, nel caso in cui l'amministrazione non possa ricollocare il dipendente ad altra mansione, anche di profilo inferiore, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso il dipendente ha diritto ad una prestazione pensionistica se ha maturato almeno 20 anni di servizio. Nel caso di inidoneità a proficuo lavoro, l'amministrazione procede immediatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente maturi il diritto a pensione se ha almeno 15 anni di servizio. Per ottenere invece la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, occorre possedere almeno 5 anni di contribuzioni, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.